presentassi. Ma abbiamo deciso di fare questo incontro per due motivi, no? Per dimostrarvi che la politica non è un qualcosa di brutto e non è un qualcosa di così lontano. Che fare politica significa occuparsi dei vostri problemi, dei nostri, no? Il problema della scuola, di tutto ciò che riguarda il comune in cui noi viviamo. E chi fa politica è uno di noi. Lei è un insegnante, per esempio, che ha deciso a un certo punto di mettersi a disposizione, al servizio di tutti, non di una persona, di due, di tre, di tutti i cittadini. A Corsico sono tanti, quasi 35.000 persone. Quindi dedicarsi ai propri cittadini significa dedicare quasi totalmente il proprio tempo. Ecco perché adesso non può fare l'insegnante, perché si dedica completamente a fare la sindaca. Quindi è una di noi, insomma, no? Quindi è dimostrazione che la politica non è un qualcosa di brutto, è soprattutto di distanza. Infatti voi l'avete scritto e lei è venuta personalmente a rispondere alle vostre domande. E loro naturalmente hanno segnalato un po' di problemi. Con documentazione fotografica. Li ho visti. Bravi. Ho visto anche le segnalazioni fotografiche. Hai visto, E tra l'altro le trasmetterò. Saranno alcune segnalazioni che faremo vedere anche quelle di Area. Perfetto. Perché alcune cose io sono sulla politica. Ho stampato le lettere. Casomai tu. No, ma mi ricordo perché le ho viste. Mentre le guardavo dicevo, no, allora noi come giunta, sapete cos'è la giunta innanzitutto? No. Allora, per poter governare la città non è che ci sono da sola io, perché le cose da tenere sotto controllo sono tantissime. Allora insieme con me ho dei collaboratori che si chiamano assessori, a ognuno di loro ho dato un ambito particolare, quindi alcuni si occupano soltanto per esempio del bilancio e di quelle che sono la parte economica del comune, gli aspetti finanziari, altri invece si occupano per esempio della polizia locale, quindi il versante sicurezza, altri si occupano dell'ambiente, della pulizia, e quindi tante delle cose che avete scritto, dovrebbe essere qua con me anche un assessore che si occupa di queste cose, però visto che c'è anche la parte della sicurezza, quindi dovrebbe esserci anche l'altro. Poi c'è la parte dell'urbanistica e dell'edilizia, che significa che si occupa di tutto quello che è la gestione del territorio dal punto di vista degli oggetti che ci sono sopra, cioè palazzi, edifici, case di residenza oppure pubblica o privata, dipende se sono edifici fatti dal comune, quindi dati alle persone che hanno bisogno e che non sono in grado di pagare un affitto alto, oppure se sono delle case di proprietà. E poi ci sono la parte commerciale, i negozi, i grandi centri commerciali oppure le fabbriche, che adesso sono sempre di meno a Corsico, almeno le grandi fabbriche non ce ne sono più, c'è la media impresa si dice, no? Cioè sono piccole fabbriche. La fabbrica più grande che c'è è la Corsico Vetro. Voi sapete dov'è la Corsico Vetro? Lungo il Naviglio, vedete che ci sono quelle ciminiere molto alte, quando passate dove c'è la cascina, l'unica cascina che è rimasta a Corsico, che però è diroccata. Ah, sì. Quasi di fronte, un pochettino più spostato verso il centro di Corsico, dall'altra parte del Naviglio c'è questa fabbrica molto grande che fa le bottiglie e le fa per tantissime cose, per esempio per birre, acqua oppure anche per liquori. Tra l'altro loro fanno un giorno all'anno la possibilità, l'open day, no? Della fabbrica, quindi consentono anche di fare una visita guidata all'interno della fabbrica. Ve lo dico perché in genere potremmo farlo. Nel mese di giugno fanno questa cosa ed è interessante vedere come adesso in una grande fabbrica ci lavori pochissima gente, cioè quelle erano delle fabbriche che all'inizio, quando sono sorte, avevano dentro tantissimi operai, perché le cose erano quasi per la gran parte manuali, no?
Adesso invece sono tutte informatizzate, per cui in una fabbrica così grande lavora poco più di 100 persone. Se pensate invece alle Leroy Merlin, lavorano quasi 150 persone ed è una dimensione molto più piccola di quella, no? Quindi la dimensione di come si è spostato gli addetti al lavoro in una grande fabbrica rispetto invece a un centro commerciale. Però questo non mi riguarda tantissimo. In questo momento stiamo parlando dei miei collaboratori. I miei collaboratori quindi ci sono quelli che si occupano del personale. Il comune di Corsico è, si può dire, la più grande azienda di Corsico, perché ha quasi 300 persone dipendenti dal comune, che si occupano di tante cose. Si occupano, alcuni sono educatori, e cioè quelli che lavorano al nido. Qualcuno di voi è andato al nido? Nessuno, quindi non li avete conosciuti. Quelli che lavorano alla scuola materna Dante, qualcuno di voi è andato alla scuola materna Dante? Ecco, voi quindi siete andati in una scuola materna comunale. Quindi le vostre educatrici, le vostre maestre della scuola materna erano pagate dal comune, non dallo Stato. Poi ci sono i vigili, ci sono tutti gli assistenti sociali che si occupano delle persone che hanno particolari disagi, e poi ovviamente ci sono quelli che si occupano dell'urbanistica e tanti settori. In comune è una macchina molto complessa. Quindi quando avete voglia di capire come è fatto il comune, ritorno, oppure venite là e vi faccio parlare anche con gli altri assessori. Quindi gli assessori sono quelli che mi aiutano in questo lavoro. Poi c'è il consiglio comunale, quindi alcune cose le decide direttamente la giunta e le cose che decidono vengono immediatamente eseguite. Invece altre cose la giunta prepara, le cose da portare in consiglio comunale, ma chi decide in ultima analisi è il consiglio comunale col suo voto. Quindi vi faccio un esempio: il piano di governo del territorio che cos'è? È la decisione di come potrà essere Corsico fra 5, 6, 7 anni dal punto di vista urbanistico, cioè di quali palazzi, quali cose possono esistere sul nostro territorio. E quella cosa lì viene solo preparata dalla giunta, poi viene discussa in tutti gli ambiti possibili, anche nella città, anche con persone, magari ci saranno stati anche i vostri genitori. Dopodiché viene portato in consiglio comunale ed è il consiglio comunale che vota e la maggioranza decide, perché poi ovviamente non è, i voti non sono all'unanimità quasi mai, poche volte, la maggioranza decide quindi che cosa si fa. L'unica persona che vota in consiglio comunale sono io, il resto degli assessori non votano perché non hanno diritto di voto in consiglio comunale. Queste sono un po' le cose. Per fargli capire, insomma, che se c'è un problema non si riesce magari sempre a risolverlo subito, no, e immediatamente, perché non dipende soltanto dalla sindaca. No, molto spesso dipende da moltissimi fattori. Sarebbe molto bello questo, però. No, a parte che poi ci sono i fattori soldi che non abbiamo toccato. Che... Voi sentite tutti i giorni parlare di questa cosa strana per televisione che dicono spread, l'avete mai sentito? Eh? È una roba difficile, però continuano a dircela per fare sempre tagli. E però noi stiamo lavorando, da quando io sono diventata sindaca, diciamo che abbiamo avuto ogni anno un taglio molto forte, per cui io sono diventata sindaca nel 2010, nel 2011 hanno fatto un taglio di circa 1,5 milioni e nel 2012 un altro taglio circa della stessa cifra, per cui immaginate che adesso il nostro bilancio ha delle entrate in meno che arrivano dallo Stato. Lo Stato dà direttamente dei soldi ai comuni per poterli fare funzionare. Se all'inizio ci dava 10 milioni, adesso ce ne dà 7, quindi ci sono stati subito dei tagli di 3 milioni. L'altra cosa è, avete mai sentito parlare di patto di stabilità? No, per televisione, tutti i giorni di patto di stabilità, l'avete mai sentito? Allora immaginate che voi
vi danno una mancetta, no? I vostri genitori, gli zii, tutti quelli che vi danno la mancetta, riuscite a ricavare, a raccogliere delle mancette e magari avete in mente di fare delle cose con quelle mancette, giusto? Magari vi volete comprare, che ne so, un vestito, una maglietta, oppure un nuovo cellulare, non lo so, una macchina fotografica, una nuova cintura, quello che volete comprarvi. Invece arriva qualcun altro e vi dice: no, tu adesso hai raccolto tutti questi soldi, non li puoi spendere, li devi tenere da parte, accantonare. Quindi è quello che chiedono di fare noi comuni. A noi comuni ci dicono: tu, voi dovete raccogliere dei soldi sul territorio, quei soldi non li puoi spendere, li devi mettere da parte per forza. Se non li raccogli e non li metti da parte, non hai rispettato il patto di stabilità, che è questa parola stranissima, questa espressione stranissima. E noi, quando siamo arrivati, il patto di stabilità era zero, cioè ci dicevano: tu spendi 10, devi raccogliere 10, mi raccomando non andare in rosso, cioè non devi spendere di più di quello che hai, ok? E noi tutti siamo d'accordo, non si spende di più di quello che abbiamo. Invece quando siamo arrivati nel 2010 ci hanno detto: per il 2011 voi non solo non dovete spendere più di quello che avete, ma dovete raccogliere più soldi, e quei soldi li dovete mettere da parte. Allora ci hanno chiesto, primo anno, di raccogliere 1.650.000 euro, di metterli da parte. Il secondo anno, cioè l'anno scorso, 2012, 2.720.000 euro, che significa che in due anni, fate voi i conti, 4 milioni. Quindi 3 milioni ce li hanno tagliati, 4 milioni ci hanno detto di metterli da parte, noi abbiamo dovuto lavorare in due anni con 7 milioni in meno. Quindi il fattore soldi è importante. È importante, soprattutto per le risposte alle manutenzioni. Perché voi avete parlato delle manutenzioni, avete fatto le foto giustamente, infatti anche le scuole facciamo fatica a fare le manutenzioni, però voi immaginate, noi abbiamo da parte, ve l'ho appena detto, abbiamo raccolto 4 milioni in due anni. Se noi potessimo spendere quei 4 milioni di manutenzione, quante ne potremmo fare? Tantissime. E invece non le possiamo fare. Sono lì, nella tesoreria centrale, non sono neanche più da noi, ma nella tesoreria centrale, cioè significa Roma, e non li possiamo spendere. Quindi noi ovviamente veniamo qui a raccontarvi che purtroppo vediamo che bisognerebbe imbiancare, adesso stiamo facendo i tetti, perché abbiamo deciso che si può anche avere il marciapiede con una buca, ma i bambini e i ragazzi devono stare sicuri nelle scuole, quindi abbiamo dato priorità assoluta alle scuole. In estate abbiamo fatto i pavimenti di alcune scuole, soprattutto laddove abbiamo fatto un'indagine e abbiamo scoperto che alcuni pavimenti erano stati posati usando una colla che conteneva amianto, e quindi non succede niente perché è nella parte sotto il pavimento, però quando si scolla poi può diventare anche non proprio carino. Allora abbiamo deciso, per evitare qualsiasi problema, facciamo tutti i pavimenti che hanno quel problema lì e tutti i tetti che hanno problemi di perdite. Quindi queste sono state le prime cose, e poi adesso stiamo facendo alcuni marciapiedi e alcune strade, sempre con grande fatica perché i soldi sono centellinati, proprio pochi. Allora dobbiamo iniziare con la... Iniziamo, dai. Diamo risposte proprio ad ogni detto. Allora, la prima non so chi l'ha scritta, però qua ci sono io. Ah, ecco, Gaetano, Giuseppe e Manuel. Chi siete? Alzate le mani, infatti devi... alzato anche lui che non c'è. Ok. Allora, voi avete parlato di
strade e marciapiedi dissestati, vi ho già abbastanza risposto del perché sono in queste condizioni, nel senso che anche quando abbiamo deciso di rifare alcune strade, non le abbiamo rifatte completamente, abbiamo deciso di fare i rappezzi qualificati, che significa che praticamente si taglia il pezzetto di asfalto, si toglie lo strato superficiale e si rifà solo nella parte, diciamo, che è malmessa, non si fa tutta perché sennò costa troppo. Io ho visto che dove hanno fatto questi rappezzi qualificati, non è che se dappertutto li hanno fatti come dovevano, perché è ovvio che se io decido che faccio metà di questa strada, questa qua perché è tutta rovinata, e vedo di là una buca, non è che posso far finta di niente, devo fare anche l'altro pezzo, non l'hanno fatto, per cui questo è una delle cose che adesso loro dovranno mettere a posto. Escrementi dei cani. Allora, questo è un problema, ovviamente, è un problema, io dico, più di cattiva educazione, civiltà di quelli che hanno i cani. Perché? Perché ci vorrebbe una persona dietro a ogni cane per impedire che succeda qualcosa. Purtroppo questo non è possibile, perché dovremmo avere tantissimi vigili che fanno solo questo dalla mattina alla sera. E poi quando c'è il vigile, le persone, siccome hanno tutti dietro il sacchetto, perché il sacchetto ce l'hanno tutti, perché sanno che se uno porta a spasso il cane, il vigile gli può chiedere se ha dietro il sacchetto, e loro ce l'hanno. Peccato che però se usano. Il vigile non c'è, non lo usano. E quindi ci sono, soprattutto nella zona, diciamo così, del centro, perché qui per poter portare i cani fino ai parchi ci vuole anche più tempo, quindi loro nel percorso fanno quello che devono fare, non solo, ma guardate che se andate in via Cavour d'estate soprattutto, anche la pipì del cane è una cosa fastidiosissima, sì, sì. Perché ovviamente questi fanno la pipì contro i muri e con il caldo che c'è si sente un odore proprio sgradevole. Quindi è ovvio che chi ha ai cani dovrebbe anche poi fare in modo che periodicamente possa comprare dei prodotti per poter disinfestare, diciamo così, tutta quella zona, oppure l'altra cosa potrebbe essere quella di spruzzare, ci sono delle cose che si possono spruzzare e che sono repellenti, per cui il cane magari non ci va più lì, però non è una cosa che fanno, anzi non fa quasi nessuno, per cui questo è un grandissimo problema, è un problema di grande civiltà, nel senso che laddove queste cose non succedono le persone sono più civili, e a Corsico, ahimè, ci sono tante persone che della civiltà proprio non sanno neanche dove sta di casa, perché anche sulla questione dei cestini riguarda sempre un fatto di civiltà. E io ve lo dico perché io ero arrivata addirittura a pensare di fare una sperimentazione di un parco senza cestini invece che con i cestini, perché voi avete scritto cestini mancanti. Allora, in via, voi sapete dove è via Manzoni? Certo. Ecco, via Manzoni, avete presente, c'è una caffetteria, di fronte alla caffetteria c'è un palazzo, e davanti a quel palazzo lì c'era un cestino. Allora il cestino, l'ho fotografato io, era pieno zeppo di, ovviamente, di sacchetti, ma intorno c'erano altri sacchetti, ma le cose che c'erano, che fuoriuscivano dai sacchetti, era la spazzatura di casa, perché c'erano le scatolette del tonno, c'era di tutto, bucce di banane, eccetera. Non sono le cose che uno può buttare, cioè se io cestino per strada ci butto, non so, lo scontrino, un fazzoletto, cioè le cose che, la cicca, le cose che vi capita di poter buttare mentre siete in giro, no? Invece lì c'era proprio la spazzatura di casa. Il portinaio di quel palazzo lì
quando ha visto che noi stavamo fotografando, stavamo guardando, è uscito e ci ha detto: guardate che qui ci sono delle persone del palazzo che escono, invece di buttare dentro il contenitore della raccolta differenziato o indifferenziato che sia, lo buttano lì dentro, e tutto era indifferenziato, cioè c'era dentro l'umido, le scatolette, tutto insieme. Allora, a quel punto lo stesso portinaio ci ha detto: io lo toglierei, perché se lo togliete non può più farlo. E noi l'abbiamo tolto, non c'è più niente. Perché è ovvio che se io vedo, la prima cosa che è successa, quella mattina che noi stavamo fotografando, era tipo mezzogiorno e mezzo, alle 10 avevano svuotato tutti i cestini, alle 10:30 era già pieno. Perché gli avevano buttato i sacchetti di casa. Allora, io non ho mai visto direttamente lì questa signora che faceva questa cosa e che ha preso anche a male parole il portinaio che l'ha sgridato, però anche a me è capitato, in fondo a via Cavour, andando verso via Vittorio Emanuele, una sera mentre tornavo da una riunione, vedo questo signore con un sacchetto pieno di immondizia che ha preso e l'ha buttato là dentro. Allora io lo chiamo e gli dico: ma scusi, ma mi spiega per quale motivo devo buttare all'interno di un cestino pubblico l'immondizia di casa? Ah beh, ci sono quelli che poi dovranno pulire. Io ho detto: no, scusi, ma come ragiona? Allora lui andava avanti facendo l'arrogante. Allora io gli ho detto chi ero e quindi dico: guardi, la prossima volta chiamo i vigili, per cui... adesso ovviamente spero che lei abbia capito la lezione, ma la prossima volta lei rimane qua e chiama i vigili, perché almeno le fanno anche la multa, perché sono cose che non si fanno. Però aveva ragione lui, cioè aveva il tono arrogante come se avesse ragione lui. Perciò anche la questione dei cestini mancanti o non mancanti è molto relativa, cioè è relativa alla civiltà delle persone. Se voi andate in Trentino, non trovate neppure un cestino. Io sono andata in vacanza in Valle Aurina, abbiamo fatto giri dappertutto e siccome non trovavo cestini da nessuna parte, a un certo punto mi ha detto: ma come mai? Abbiamo poi chiesto, e infatti in moltissimi posti spiegano perché. La spazzatura che hai fatto l'hai prodotta tu, e quindi tu la smaltisci portandola a casa tua. E guardate, non c'è in giro niente, perché forse a volte il moltiplicare il numero dei cestini induce chi vede il cestino già pieno a dire: io lo butto intorno, poi tanto qualcuno dovrà raccogliere, e quindi se una persona va a raccogliere le cose del cestino dovrà fare anche tutta la pulizia intorno. Voi vi immaginate il giorno di vento che cosa succede? Tutto. Che, per dire, se c'è quella roba lì intorno, tutto il parco è pieno. Perciò mi era venuta questa idea di fare un esperimento. Bisognerebbe farlo, ma con diciamo i cittadini che abitano in quella zona, che siano favorevoli a sperimentare questa cosa, perché significa che ognuno dovrà sapere che si deve portare a casa la poca immondizia che fa, perché la maggior parte ne fa poca, sarà un bicchierino di plastica o qualsiasi cosa. Carenza di piste ciclabili, è vero, purtroppo, ahimè, voi vedete la differenza tra Cucinasco e Corsico, e qui bisogna proprio immaginare come si è diciamo evoluta Corsico rispetto a Cucinasco. Allora, Corsico è una città che è diventata grande negli anni 60 e 70, Cucinasco molto ma molto dopo di Corsico. Quindi cosa è successo? Che a quei tempi hanno costruito le case tutte man mano attaccate le une alle altre, perché c'era bisogno di fare in fretta molte case, perché Corsico si è, diciamo, si è ingrandita con tutte le persone che arrivavano dal Meridione, dal Veneto, anche dalle altre comuni, dalle altre città della Lombardia come Bergamo eccetera, dove trovavano meno lavoro,
qui c'erano tante fabbriche, quindi arrivavano perché trovavano il lavoro. Però ovviamente hanno fatto questa grandissimo sviluppo senza immaginare che un giorno noi avremmo avuto questo problema. Perché? Perché allora di macchine non ce n'erano quasi, cioè chi aveva la macchina era uno magari ogni 5-6 famiglie, gli altri andavano tutti in bicicletta, perciò le strade erano per le biciclette. Le strade non avevano bisogno di tante macchine parcheggiate lungo i marciapiedi, perché non ce le avevano tutti. Tant'è vero che se voi andate a vedere in centro ci sono pochissimi box, cioè le case le hanno fatte senza pensare anche ai box e alle macchine. Quindi questo ha fatto in modo che adesso, per fare una pista ciclabile a Corsico, bisogna porsi il problema: vuoi la pista ciclabile o vuoi che le macchine possano parcheggiare lungo il marciapiede? Se vuoi che le macchine siano parcheggiate lungo il marciapiede, non puoi fare la pista ciclabile. Facciamo l'esempio di via Sant'Adele, che la conoscete tutti. Allora, via Sant'Adele è a senso unico, giusto? Mm-hmm. Ha le macchine da una parte e dall'altra, da una parte sola, invece sulla parte, diciamo, di via Diaz sono parcheggiate anche lì un lato solo. Allora, quando voi pensate che noi, non so, dovessimo togliere il parcheggio in via Diaz o in via Sant'Adele, le persone che abitano lì ci verrebbero a dire: ma noi dove le mettiamo le macchine? Perché lì non ci sono parcheggi. E quindi questo è il problema più grande di Corsico per le piste ciclabili, perché tutte le piste che sono state fatte, dei piccoli pezzi, sono tutti che poi terminano. Sono piste più delle volte diciamo che fanno dei piccoli tratti, quando magari la strada è stata fatta di recente. Cioè, immaginiamo, nel quartiere Burgo si è pensato che comunque lì è un quartiere nuovo, quindi si è pensato anche alla parte per la pista ciclabile. Ma dove è il vecchio tessuto urbano, è veramente difficile pensare alle piste ciclabili. Noi abbiamo pensato in ogni modo, uno dei pezzi è proprio lungo la via Verdi, che però costa, per fare quel pezzo lì, 500.000 euro costava, diciamo, tre o quattro anni fa. Adesso non so se costa la stessa cifra, però ovviamente noi i soldi non li abbiamo, quindi diventa una cosa difficile da fare. Ma qualora anche noi lo facessimo, poi finisce, cioè arrivato al semaforo, e il mio telefono. Arrivato al semaforo bisogna andare nello stesso verso delle macchine e seguire le macchine. È veramente veramente complicato. Stiamo facendo in alcune zone della città la zona 30. Allora, la zona 30 con l'idea proprio di far andare insieme le biciclette e le macchine, cioè. E questo succede soprattutto nella zona del quartiere Resistenza Giardino, che adesso, siccome stanno rifacendo lì la strada, lì si sta pensando di fare questa cosa. Però non è facile. Cioè, io mi metto nei vostri panni, voi magari volete andare in sicurezza in bicicletta e sapete che potete fare solo piccoli pezzi. Vigilanza urbana, loro l'hanno scritto così, che significa, voi che l'avete scritto, cosa volevate dire con vigilanza urbana? Chi l'ha scritto? L'hanno scritto loro, Gaetano, Giuseppe e Manuel. Federica. Cosa volevate dire? È aumentarla. Aumentarla? No. Ma in che senso? Allora, vediamo un po' che idea avete della vigilanza. No, che magari alcune volte, magari non so, chiamo i vigili così e non sempre escono. E ma a che ora?
non lo so, faccio un esempio, cioè... No, allora, facciamo, prima di tutto diciamo una cosa. I vigili non si devono occupare, non si dovrebbero occupare, anche se lo fanno, ma non è loro competenza, di ordine pubblico. Cioè, significa che l'ordine pubblico deve essere garantito dai carabinieri. Allora, vi faccio un esempio. Se c'è una rissa, facciamo l'esempio che così capite. Se c'è una rissa, chi va chiamato sono i carabinieri, perché loro hanno proprio le competenze per poter intervenire all'interno di quel caso specifico. In realtà i cittadini chiamano quasi più facilmente i vigili che non i carabinieri. I vigili però hanno una reperibilità, cioè sono presenti, sono disponibili solamente fino alle 7 di sera. Solo diciamo durante il periodo estivo fanno una parte più lunga della giornata e arrivano in alcuni casi fino a mezzanotte e in altri fino alle 10. Però solamente in una parte dell'anno, non lo fanno tutto l'anno. In alcuni casi durante il resto dell'anno, quando per esempio devono fare dei controlli su alcuni bar che sono un po' molto mal frequentati, diciamo, allora fanno degli straordinari, vanno avanti fino a mezzanotte e insieme con i carabinieri fanno più volte i controlli dentro questi bar. Adesso ne abbiamo chiuso uno perché era pieno di persone proprio molto dietro, che avevano precedenti penali, che avevano tantissime cose che non andavano, e l'abbiamo chiuso perché tutti i cittadini di quel, anche di quel caseggiato, non ne potevano più, perché questi facevano di tutto, facevano tra l'altro schiamazzi eccetera. E per fortuna la questura, perché non siamo noi che possiamo decidere di chiudere un bar, la questura ha guardato tutte le varie segnalazioni che sono state fatte dai carabinieri e dai vigili e ha disposto la chiusura, però non per sempre, credo per 15 giorni. È ovvio che poi, se le cose una volta riaperte non cambiano, loro continuano ad andare ancora lì e dispongono di nuovo la chiusura. Però immaginate, per fare una chiusura, sapete quante volte ci saranno andati lì? Ci stanno dietro, credo, almeno da sei mesi per poter fare questa chiusura. Quindi è una cosa molto complicata. I vigili però non si occupano solo di questo. Allora, i vigili entrano nei negozi per vedere se è tutto regolare, se ci sono le persone che per esempio danno gli alcolici ai minorenni. Se questo succede devono fargli ovviamente la sanzione, non solo la sanzione, perché se è una cosa... Se non fanno gli scontrini, quelli lì sono di la più finanza. Sono di più la finanza. Però i vigili, se sanno che questa cosa qua succede, vanno a fare, diciamo, un'opera di, come si può dire, di convincerli prima di arrivare alla finanza, no? Vanno lì e dicono: guardate che lo scontrino si paga, per cui cioè si emette, quindi dovete pagare le tasse. Poi dopo magari qualcuno insiste e arriva la finanza. Poi i vigili per esempio fanno un lavoro molto importante anche di ascolto delle persone. Le persone anziane a volte si fidano di più dei vigili che non dei carabinieri, perché devono andare fino dall'altra parte, invece il vigile magari lo incrociano sotto casa, diventano delle persone di famiglia e quindi con i vigili si confidano, e alcuni vigili raccolgono le denunce, perché questa è l'altra cosa che fanno i vigili. Cioè raccolgono le denunce delle persone che invece di andare dai carabinieri fanno la denuncia direttamente al vigile. E noi, i nostri vigili, possono fare questa cosa. L'altra cosa che fanno i nostri vigili è la fotosegnalamento. Sapete la fotosegnalamento che cos'è? Fotosegnalazione. Allora, avete presente quando fanno vedere nei film le persone che vengono schedate? Che gli fanno la foto di fronte, di profilo, poi gli fanno fare l'impronta digitale, eccetera.
Se voi andate presso il comando dei nostri vigili troverete tutto quello che serve per fare questa cosa, che ovviamente adesso si fa tutto ovviamente via computer, quindi nel momento in cui queste cose sono fatte sono mandate immediatamente al Ministero dell'Interno e i nostri vigili sono riusciti, per esempio, quando hanno segnalato alcune persone sul territorio, questo avviene soprattutto per le persone irregolari, e si è scoperto che queste persone avevano fatto dei reati molto gravi in altri posti d'Italia, e facendo il confronto delle impronte digitali e ovviamente della foto, a volte dico dei nomi falsi, sono riusciti ad arrestarle. Nel nostro comando dei vigili ci sono anche due celle. Voi non siete mai andati? Ma mi sembra che l'avevamo fatto una gita. No, noi no, solamente. Scuola elementare. Sì. Avete visto le due celle? Sì. Ecco, perché quelle a cosa servono? Servono proprio perché di sera, quando queste persone vengono prese, e ovviamente non c'è il tempo subito di fare tutti i trasferimenti, vengono lasciate all'interno di queste due celle, poi la mattina dopo si fa tutto il percorso successivo. Questo per dirvi che i vigili si occupano di tante cose, di commercio, di controllo nei cantieri, se nei cantieri ci sono delle cose che non funzionano.